È polemica e bufera per ciò che è uscito ieri sul sito ufficiale della Juventus, dato che appunto sono uscite le indicazioni per quanto riguarda la vendita dei biglietti per Juventus-Napoli. E sostanzialmente siamo sempre lì, puntualmente, come ogni anno, a parlarne, o meglio, a discuterne, ad insultarci a vicenda, ma questo qui è un pochino il bello, un pochino la goliardia, no? Perché appunto, che cosa hanno messo in risalto molti media, molti giornali, molti siti, ovvero il fatto che i tifosi campani non potranno accedere in alcun modo all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Napoli. Ovviamente poi buttandola sul razzismo e tutte queste robe qui, e ragazzi, nel senso, anche no, perché il fatto che è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti e o nati in Campania vale per la vendita libera, ma lì ci torniamo un attimo dopo, perché la Juventus sul proprio sito ufficiale, quando ha rilasciato il comunicato, alla terza riga del comunicato c'è una frase che, ok, è tra parentesi, però non è del tutto da sottovalutare, escludendo ovviamente il settore riservato agli ospiti, quindi è un discorso che non vale per il settore ospiti. Quindi, da quel che ho capito io, poi posso sempre sbagliarmi e in caso vi invito a correggermi, per quanto riguarda il settore ospiti, possono accederci anche coloro residenti e o nati in Campania. Mi viene da dire, ma non è che sto prendendo per il culo, nel senso, considerando la frase, mi viene da pensare questo. Mentre invece per la vendita libera vale la questione del divieto, della vendita dei biglietti anche ai residenti e o nati, in Campania. Tra l'altro, seguendo le note del sito, mi viene da dire sia per quanto riguarda i tifosi del Napoli, sia anche per quanto riguarda i tifosi della Juventus. Ma più che altro questo perché, al momento almeno, è perché, appunto, come la stessa Juventus ha scritto nel sito, l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ancora si deve riunire per decidere, appunto, le modalità di vendita dei biglietti. E quindi mi viene da pensare che la Juventus abbia attualmente almeno scritto questo proprio per vietare al momento la vendita ai tifosi nati e o residenti in Campania, proprio come l'anno scorso, dato che appunto la Juventus nello stesso comunicato scrive: le modalità sopra descritte sono le medesime applicate in occasione della gara della scorsa stagione. Quindi attualmente hanno deciso di applicare le stesse cose applicate l'anno scorso quando aveva deciso l'osservatorio. E per il resto, ragazzi, cioè, siamo sempre lì. Cioè, per quanto mi riguarda, ovviamente, vietare la vendita dei biglietti a chi è nato in un posto, vista così, in effetti può sembrare anche un pochino una cazzata. Poi il 20, mi pare di aver letto, l'osservatorio si riunirà per discutere appunto le modalità di vendita dei biglietti, e poi in caso verranno anche modificate come proprio la Juventus ha scritto. E se poi queste restrizioni verranno, diciamo, ufficializzate, di cosa vi devo dire? Nel senso, evidentemente avranno valutato che per motivi di sicurezza, per motivi di ordine pubblico, avranno deciso di fare così. Nel senso, dopo io lì non è che sono lì a sapere veramente che cosa si dicono o perché, per come decidono. Io posso solamente dire dall'alto della mia ignoranza che mi dispiace più che altro perché è sempre brutto mettere delle restrizioni, solo che purtroppo a volte se vengono messe è anche perché ci sono diversi motivi, diverse ragioni, magari dovute anche ad eventi del passato, e per evitare a volte mettono anche delle restrizioni che possono sembrare esagerate, ingiuste, però onestamente da qui a buttarla sul razzismo, onestamente nel senso, anche no, ecco, possono per carità essere delle scelte discutibili, soprattutto quelle riguardanti la vendita libera, perché il settore ospiti pare sotto questo punto di vista immacolato, e lo ribadisco, se mi sto sbagliando correggetemi, perché può essere anche tranquillamente questo. Però adesso onestamente il razzismo, tutte queste cose qui, no, perché ci sono aree dello stadio dove i residenti e o nati in Campania possono accedere, e magari l'osservatorio deciderà di farle accedere anche in altri settori dello stadio. Quindi, nel senso,
anche meno. Se al momento sono state date queste indicazioni è innanzitutto perché l'osservatorio ancora si deve incontrare, perché la scorsa stagione era stato preso lo stesso provvedimento e soprattutto, evidentemente, se ufficializzeranno il tutto è per motivi di ordine pubblico e per rischiare il meno possibile e per evitare il più possibile che non accadano determinate cose. Per il resto poi, ragazzi, cioè, siamo sempre lì, poi se vogliamo sempre buttarla sul razzismo, sulla discriminazione, va bene, cioè, nel senso, che cosa posso dire? Alla fine ogni anno siamo sempre qui a parlare delle stesse cose, quindi va bene. Detto ciò, nulla, vedremo poi cosa deciderà l'osservatorio quando si riunirà. Io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!